Era l'ora si tornasse un po' a giocare, ragazzi. Era l'ora che si tornasse un po' a giocare. Allora, permettetemi una introduzione che va al di là del calcio. Purtroppo del calcio, per certi versi, riguarda anche il calcio. Ormai contro di noi ci sono solo canali dissing. Canali ci fanno dissing. Ieri ce n'erano due addirittura. Ci sono persone che comunque dovrebbero fare terapia di gruppo, anche perché io, guarda, siccome avete visto, ci tengo molto alle azioni sociali, non sto scherzando, perché mi hanno riportato delle cose veramente allucinanti. E ricordo, soprattutto a quel canale dove non c'era il proprietario ieri sera, che ha ben visto di togliersi da quel dissing scandaloso che hanno fatto, ricordo a tutti che si può accedere ancora al bonus psicologo. Queste sono le indicazioni, soprattutto per quello che fa il manager e che va con i falli in live, quello che dice di fare il manager. Infatti, Amazon, il giorno dopo eBay. Ma vai a letto e copriti e usa il fallo che ti fa bene, vai, usalo. Ricordo che comunque è ancora possibile ottenere il bonus psicologo. Qui ci sono le indicazioni, numero verde da chiamare e quindi c'è libero accesso. A parte questo, poi dopo cosa vedi? Vedi altri canali che ti fanno dissing, che non hanno argomenti, che ti offendono pesantemente, no? Ma pesante. Poi c'è quello lì che va pesante. È successo tutto quello che vi abbiamo detto noi. 200 persone in live, canale in declino. Pum! Canale semi-morto, 40.000 iscritti. Ma perché? Perché la gente non è stupida. Poi lui continuano a prendere in giro i tifosi dell'Inter chiedendogli soldi. È successo tu, lui e quell'altro lì, Stanlio e Ollio. È successo tutto quello che abbiamo detto noi. Infatti è partita la Superlega, Zagar ha doppiato, c'è stato il socio di minoranza. È successo tutto quello che abbiamo detto noi. 20 ore prima aveva detto che Zagar regalava l'Inter a Doctrine. Vi rendete conto che faccia a questa gente? Parlate della Juve, è meglio, non parlate più dell'Inter. È successo tutto quello che abbiamo detto noi. 200 persone in live ormai hanno capito. Bam! Arriverai a 100 a breve, te lo dico io. È inutile ti fai ospitare dagli YouTubers famosi. Non funzioni, non piaci anche te. Te sei come quell'altro lì che manipoli. Alla gente non gli piace, è inutile che tu gli legga il giornale, non gli piace. Fai addormentare, vai a fare altre cose. Non piaci. Non piaci e poi ti vorrei dire anche un'altra cosa che non fai, inerente allo shampoo delle donne, ma non te lo dico. Si vede dall'occhio che non lo fai. Dal colore della pupilla si vede. Continua a offendere, non hai argomentazioni, sei un poveretto. Continua a offendere, a minacciare. Beh, cialtroni, non ne becchi una. Ad oggi, se vogliamo, cioè, se vogliamo dire veramente chi è credibile tra noi e te, quelli che hanno sempre illustrato la verità, siamo noi a costo zero, indipendentemente dagli americani o arabi, ma quello che succedeva. Lo abbiamo sempre raccontato noi, perché sta venendo tutto fuori, compreso qui quando te dici 27 ore fa che Zang è talmente ricco. Cioè, ma uno che dice Zang è talmente ricco e può regalare l'Inter a Doctrine, ma secondo te, cioè, è normale una cosa del genere? Zang regala 1,5 miliardi di debiti a Doctrine. Doctrine non la vuole nemmeno, ma Doctrine non la voleva nemmeno con 500 milioni di debiti. Ma c'è una domanda importante, ragazzi. Scusate, questo video deve durare poco perché io ho mal di cuore. C'è una domanda importante, come ho scritto nella community e come dicono anche i ragazzi, da fare su Octree, che è la seguente.
La domanda è, da fare ai professionisti, non ne hanno beccate una, che ormai non funziona più. Come abbiamo detto noi, boom, 200 in live. Sei un canaletto ormai, capito? Sei un canaletto, non piace. È inutile che tu ti faccia ospitare da quelli, dagli YouTubers che piacciono, a differenza tua. La domanda è, perché Oaktree presta i soldi all'Inter indebitata? Pretende la garanzia? Ma però, cioè, prende la garanzia visto non gli è mai interessata? Perché Oaktree, come abbiamo detto noi e vedrete verrà fuori, ha fatto da veicolo per chi ha comprato l'Inter. Oaktree ha garantito i soldi ed il compratore. E questa di Oaktree per loro è una mazzata incredibile. Infatti ieri hanno fatto live, hanno offeso, mi hanno fatto la fotografia insieme a tutti gli altri con il cappellino bianco e le cuffie, cioè questa sarebbe professionalità, secondo te? Questa è gente professionale. Questa è gente che dovrebbe non rappresentare l'Inter, è un parolone, ma secondo te questa è professionalità? Uno è su YouTube, offende, minaccia, fa tutte quelle cose, secondo te? Vabbè, di Bambolotto non ne voglio nemmeno parlare, basta guardarlo per capire, no? Quell'altro lo posso anche capire, ma secondo voi quella è professionalità? Il gesto di professionalità a fare quelle ore. Guardate cosa hanno fatto ieri sera. Questi sarebbero dei professionisti. È normale, poi tu hai 200 persone in live. E poi però cosa succede? Diventa anche attivi, perché noi ne abbiamo 1000. Noi non siamo nessuno e non siamo famosi. Per lui sono soldi, per noi è divertimento e lui diventa cattivo. Capito? Come è diventato attivo in passato con altri YouTubers, che lui è recidivo, capito? Poi Stallo e Olio insieme fanno ridere. Dove volete andare voi due? Dove volete andare? Anche su Oaktree avete fatto una figura di cacca. È inutile che cerchi di intortare la gente, come sempre vi abbiamo detto. Ti hai detto l'incontrario. Superlega, bond rifinanziato, raddoppia. Ma cosa è successo a livello, hai detto te? Skriniar blindato. Ma di cosa stai ragionando? Ma chi pensi di intortare ormai? Sei alla frutta, sei finito. Non ti guarderà più nessuno quando arriveranno i sauditi. Vediamo alla partita. Inter-Fiorentina. Fiorentina come gioca? L'ho vista 4-5 volte giocare. Quello che mi ha colpito un po' sono i due centrali difensivi e sono molto a ridosso del centrocampo. Italiano, l'allenatore, io stimo moltissimo, mi sta andando via la voce. Qual è la caratteristica di questa squadra? Che fa tantissimo possesso palla. Mi sembra, dopo il Napoli e la squadra in Serie A, la Fiorentina, che fa più possesso palla, ma comunque loro giocano molto, reparti molto stretti, compatti, e come ho detto, difesa, sembra un po' la difesa di Zeman, pronti al minimo errore a farti andare in fuorigioco, a ridosso del centrocampo, che a sua volta il centrocampo fa molto pressing, fa un pressing molto aggressivo, perché recuperano palla e verticalizzano subito, subito. Verticalizzano subito. L'unica pecca qual è per loro? È che non riescono a finalizzare tutto il gioco che creano, perché gli manca un bomber lì davanti, no? Anche se hanno Cabral, che è molto bravo, fa giocare molto bene la squadra, si sanifica, hanno Kwame, quindi hanno potenza, hanno velocità, sono bravi, corrono, sono giovani, hanno fame, sono in forma. Bisogna stare attenti oggi, ragazzi. Bisogna stare attenti, perché non è una partita semplice. In più, oltre alla compattezza, diciamo, e la distanza molto breve che hanno tra i reparti, appena perdono palla si ricompattano subito e comunque, cioè non è semplice fargli gol, insomma. A Fiorentina, per i giocatori che è, secondo me, per i giocatori che ha, fa un bel calcio, che non ha tanti fuori l'asse. Poi panchina Castrovilli, che ormai si è perso. Jovic è infortunato, però è comunque una squadra a tenere sott'occhio. Poi noi che abbiamo trovato fatica contro Monza, Empoli, con tutto rispetto, Sassuolo, quindi pensa se non dobbiamo giocare con la testa contro la Fiorentina. Lukaku ha tantissima voglia di riscatto, sembra che la nazionale lo abbia rigenerato, ma soprattutto per come è lui caratterialmente, la nazionale gli ha dato sicurezza, perché questo ragazzo. Perché il nazionale va bene? Il nazionale va bene perché ha fatto 76 gol in 102 partite. Ha un allenatore che crede totalmente in lui, non ha nulla da dimostrare.
All'Inter ha un allenatore che spesso l'ho preferito a Dzeko, indipendentemente dalla condizione fisica e tatticamente, a mio avviso, non lo impiega bene perché facendolo giocare spalle alla porta lo depotenzi per un 50%. Lukaku dovrebbe giocare in maniera totalmente diversa. Io non ti dico abbassando il baricentro e facendo l'elastico scoppiare in contropiede, però se lo fai giocare spalle alla porta a fare le sponde, Lukaku non ti serve a nulla, Inzaghi. Bisogna che tu ti inventa qualcosa, ti devi inventare qualcosa e farlo giocare in maniera diversa. Quindi lo devi girare, Lukaku lo devi girare e mettergli la faccia verso il portiere avversario, non le spalle verso il portiere avversario. Un bel mese pieno zeppo di partite, mi piace a noi. Vediamo, finisce se finisce aprile, il cinese si toglie dai coglioni perché ormai nessuno lo può più vedere. Vediamo quante passerelle vuole fare ancora, perché tanto a lui interessano solo le passerelle. Interessano solo le passerelle calcistiche, eh? Quello intendo, le passerelle quando c'è, quando l'Inter vince, perché poi quando si perde lui. Ragazzi, vado a farmi un tè caldo. Un tè del deserto perché la gola mi sta un po' abbandonando. Ricordo a quelle al canale di Fidus, a quei ragazzi, che il bonus psicologo si può accedere, non c'è nulla di male ad andare dallo psicologo. Ci sono andato anch'io, ci sono le terapie di gruppo. Ieri eravate in quattro, confrontatevi, andate tutti e quattro insieme. Poi per quell'altro gli dice: vi avevamo detto questo, continua a prendere in giro i tifosi dell'Inter a pagamento. È successo tutto quello che avevamo detto noi. Sì, l'ho visto come è successo tutto quello che hai detto te. Come dici dal Biz, tutto ok. Ciao, Inter. Dai, oggi.